Buongiorno, certo. Venga pure. Assolutamente sì. La aspettavo. Non si preoccupi, anche se è un pochino in anticipo. Si può accomodare. E magari le offro qualcosa da bere. Sì, purtroppo terrò proprio io il corso di igiene orale e poi le farò successivamente un controllo. Non si preoccupi perché alla fine del corso di igiene orale è previsto che lei attivamente si lavi i denti. Quindi anche se andrà a bere qualcosa, non si preoccupi che non ci sarà problema poi. Assolutamente sì, allora. Ci è arrivata proprio da pochissimo la nuova macchinetta. Abbiamo già riempita d'acqua e possiamo fare infusi, caffè, tè. Di fare un cappuccino. Sì, questa è una capsula che al suo interno contiene già il latte. Poi abbiamo il caffè d'orzo, nel caso in cui lei volesse evitare la caffeina o comunque volesse qualcosa di un pochino più leggero. È comunque un caffè d'orzo molto molto. E infine abbiamo la robusta, quindi a seconda del tipo di miscela che lei preferisce, possiamo andare a scegliere la capsula di cosa ha voglia. Ovviamente poi abbiamo anche tè infusi, ho quasi dato per scontato. Andiamo a chiudere subito e azioniamo. Bello caldo e fumante, prego, prego, prego. Si rilassi pure, anche perché il precedente paziente ha quasi terminato la sua visita, quindi poi potrò dedicarmi completamente a lei. Tanto mi perdoni che stavo giusto finendo di compilare la cartella clinica del paziente precedente. Concludo giusto due cose, ma liberarsi la poltrona. Credo che ci siamo, sì, meraviglioso. Allora, per il corso di igiene orale ci avvarremo
alcuni strumenti. Qui abbiamo la simulazione di una bocca con l'arcata dentaria inferiore, con tutti questi dentini infilati, e il primissimo step, prima ancora di andare a spazzolarli, è passare il filo interdentale. Il filo interdentale va passato con cura in ogni spazietto, quindi con molta, molta attenzione in ogni singola fessura, sia dell'arcata superiore che dell'arcata inferiore. Se dovesse fare fatica a svolgere questa operazione, significa che c'è bisogno di una bella igiene dentale, una pulizia professionale, perché talvolta può essere che l'accumulo di placca, di tartaro vada a stringere un po' troppo le varie fessure tra un dente e l'altro. Invece, per quanto riguarda lo spazzolamento, bisognerebbe evitare lo spazzolamento orizzontale, perché in questo modo si possono un po' irritare le gengive, ma bisognerebbe andare con un movimento delicato dalla gengiva verso il dente, dalla gengiva verso il dente, preferibilmente utilizzando degli spazzolini con le setole medio morbide, soprattutto se si ha un pochino di sensibilità dentale, quindi no in orizzontale, ma in verticale dalla gengiva verso il dente. Poi, una volta terminato lo spazzolamento, che dovrebbe durare almeno 30 secondi per semiarcata, quindi 30 secondi parte inferiore da un lato, 30 secondi dall'altro, 30 e 30 per un totale di 2 minuti, si può procedere, se si vuole, questa è una cosa opzionale, ma io la consiglio, con il risciacquo con un collutorio. Esatto, diciamo che se è senza alcol, se è leggero, ancora meglio. Alcuni dicono che possa bastare una soluzione di acqua e sale, però insomma io consiglio almeno alla sera un risciacquo. Se vuole, lei può spazzolare anche la lingua, è una cosa che a mio avviso è abbastanza indicata per evitare l'accumulo di batteri. Ora che abbiamo visto questo breve tutorial di igiene orale, le do il nostro dentifricio. È un dentifricio molto molto valido che contiene anche fluoro vede quel lavandino che c'è lì nell'angolo, andremo le ho messo un pochino di dentifricio sullo spazzolino e procedere. Prego, si spazzoli pure. Sì, benissimo. Fantastico, eviti il movimento orizzontale. Ok. Bene, bene, dall'alto verso il basso, con movimenti leggermente circolari, senza premere in modo eccessivo. Ok. Esatto, sono setole molto morbide. Meraviglioso. Ok.
se vuole lo può tenere, un piccolo cadeau del nostro studio dentistico. E guardi, le lascio anche il nostro piccolo dentifricio. Lei di solito che dentifricio usa? Vedrà che con questo si troverà ancora meglio. Poi le metterò tutto nella bustina. Bene, adesso io direi che possiamo procedere con il nostro controllo di routine. Noi non ci vediamo da un po' più di 6 mesi, vero? Un attimo che prendo subito la sua cartella. Avevamo fatto, abbiamo la panoramica di circa 7-8 mesi fa. Adesso andremo a fare un controllo inizialmente visivo, poi nel momento in cui dovessi rendermi conto che c'è bisogno di una nuova panoramica, la andremo a fare, ma onestamente credo non sia necessario. Mettere e mi avvicino un pochino e adesso andrò a utilizzare i miei strumenti, lo specchiettino in particolare, per vedere un po' com'è la situazione. Si rilassi, si distenda bene sulla poltrona e apra bene la bocca. Mi avvicino. Situazione è molto molto buona. Abbiamo soltanto bisogno di fare un po' di pulizia, quindi utilizzerò appunto questo piccolo strumento per andare semplicemente a rimuovere un pochino di tartaro. Lei soffre molto la pulizia, preferisce che le faccio una piccola anestesia oppure si sente coraggioso? Va bene, allora le faccio una piccolissima anestesia totalmente indolore, in modo che non sentirà proprio nulla durante tutta la fase di igiene orale. Quindi apra bene, un attimo che mi aiuto con lo strumento. Allora, apra bene bene bene. Ok, una punturina qui. Così anche sopra così, molto molto spalanchi bene. Vedo che il dente del giudizio è un pochino storto.
volendo lo potremmo estrarre. Diciamo che andando avanti potrebbe darle qualche problema. Le ho fatto l'anestesia, quindi sarebbe comunque qualcosa di indolore. Mi dica lei se preferisce fare tutto in una botta sola e quindi sistemare anche questo possibile problema, perché noto che la gengiva, in corrispondenza della parte un po' rientrata del dente del giudizio, è un po' arrossato, gonfietta, e non vorrei che si andasse a creare un ascesso nel momento in cui appunto la cosa dovesse diventare cronica. Ok, va bene, procedo. Perfetto, non si preoccupi, andrò a utilizzare delle pinze. Ma è tutto assolutamente indolore. Ho fatto proprio l'anestesia bella potente. Perfetto. Procediamo. Assolutamente sì, è tutto igienizzato, perfettamente sterile. Così come le mie mani e tutto quanto. Quindi spalanchi bene. Vado proprio qua in fondo. Un po' di pazienza, un po' di pazienza ed ecco qui. Era un bel dentone. Cavolo, non ha sentito dolore, vero? Oh, meno male. Adesso vediamo un po' di... Sì, rilassi pure allora. Adesso le devo dare delle medicine per poter restare tranquilli. Insieme, infatti gliele do già unite, che è un antibiotico molto potente che impedirà qualsiasi tipo di infezione. Poi contro il dolore può prendere pastigliette che sono degli antidolorifici naturali molto amate dai nostri pazienti perché tengono sotto controllo il dolore, ma non hanno effetti collaterali spiacevoli sullo stomaco, generalmente sono sempre molto ben tollerate. E infine le metto dentro queste pastigliette qui, che sono pastigliette che servono per favorire la rigenerazione dei tessuti. Quindi vedrà che la gengiva si rimarginerà in modo velocissimo. Quindi metterò tutto questo kit di medicine all'interno della borsettina. Assolutamente sì. Insieme appunto
anche allo spazzolino e al dentifricio un piccolo cadeau. Certo, l'effetto dell'anestesia svanirà nel giro di mezz'ora, 40 minuti. È un'anestesia abbastanza potente, però diciamo che questo effetto di bocca completamente immobile non perdurerà a lungo. E vedrà che con queste medicine anche il gonfiore della guancia non sarà assolutamente troppo persistente. Diciamo che è un po' passato quel periodo in cui togliere il dente del giudizio era qualcosa di estremamente fastidioso e con un decorso molto lungo. Adesso, con la mia tecnica indolore e a rapida ripresa, è proprio qualcosa di estremamente semplice, anche per un paziente come lei che non ama molto sedersi dal dentista. Va bene. Sì, allora per i primi giorni le consiglio di mangiare qualcosa di molto morbido, tipo dello stracchino o addirittura qualcosa anche di fresco, come del gelato, dei budini, il gazpacho, perché no? Sì, attenzione che il pomodoro potrebbe essere leggermente irritante, ovviamente non me lo faccio appiccante perché non è il caso. Comunque, anche se la mia tecnica è mini-invasiva, è comunque una ferita che si sta rimarginando. Certo, avrà visto che non ho messo i punti, ma abbiamo appunto questa tecnica autocauterizzante. Veramente all'avanguardia, come ha visto, sono anche strumenti estremamente professionali. Va bene, allora adesso chiamo un attimo la mia assistente in modo che metta a sterilizzare tutto. Sì, Fabiana, per favore. Grazie mille. Sì, abbiamo un'altra paziente, credo, tra una quarantina di minuti, quindi c'è bisogno di farlo abbastanza in fretta. Bene, allora può andare. Spero che il mini corso di igiene orale le sia servito e che adesso, tra l'igiene che le ha reso proprio i denti stupendi e puliti e il fatto di aver eliminato questo dente del giudizio tutto storto, sicuramente passerà altri 6 mesi senza bisogno di tornare qui. Va bene. Allora, buona giornata. Grazie mille.